Benvenuti al nostro programma in his own language o uh, nel suo proprio lingue. Uh, oggi parleremo di la parola di saggezza o la legge della salute um, che viene dal Signore. Uh, potete uh, scriverci internet nella nostra stanza di chat, um, al nostro sito di web uh, inhisownlanguage.com. Um, e eh, beh, pure durante la settimana sì. eh, potete scrivere a voi eh, quando guardate questo programma e eh, eh, può scrivere o oh, fare like a noi sì. su Facebook eh, e scrivere qualche domanda o solamente i, nostri, i, i vostri sentimenti in merito a questo programma. Sì, certo. Eh, allora. Allora, oggi vogliamo parlare in merito alla, alla parola di saggezza, cioè, come ti ho detto. Eh, e questa è veramente una grande benedizione che il Signore ci ha dato, però tanti anni fa, giusto? Eh, eh, una delle più grandi benedizioni che noi abbiamo ricevuto è il nostro corpo fisico. Eh, abbiamo bisogno del corpo di fisico e abbiamo ricevuto questo quando siamo nati sulla terra, mm. <ride> possiamo dire. Certo. Certo. E in, allora, eh, quando abbiamo parlato in merito al piano di, sa, eh, piano di eh, salvezza, Salve. cioè, eh, abbiamo pure parlato in merito all'importanza di avere un corpo fisico e con un, un, un scopo perché siamo qua sulla Terra. Eh, infatti, eh, nelle scritture, nella Bibbia, eh, possiamo leggi, eh, leggere un po' in merito il nome che il Signore ci dà in merito al nostro corpo fisico non è solamente un corpo fisico eh, infatti possiamo leggere eh, nel primo Corinzi eh, capitolo 3 eh, versetti 16, a di, seri, 16 e 17 mi dispiace ci sono tante lingue nella mia mente oggi <ride> eh, allora Proviamo a leggere, ecco prendo questo, sono vecchia, mi dispiace. <ride> allora, non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi, eppure poiché il tempio di Dio è santo. Allora, possiamo... Ecco, il, corpo, il nostro corpo fisico non è solamente un corpo fisico, è un tempio. E Forse possiamo pensare un po', e, e questa è perché abbiamo la pa parola di saggezza, perché dobbiamo pensare in merito al nostro corpo fisico come un tempio, sì. che come un dono di Dio che il Signore ci ha dato. Certo, yeah. um, il nostro corpo possiamo dire è il tempio perché uh, è dove il nostro spirito um, abita, e quindi anche um, lo spirito dello, uh, del Signore può venire a... A comunicarci e se non uh, prendiamo cura di questo corpo um, è molto più difficile per queste cose uh, di capire, di uh, non capire. Um, di ricevere, di uh, sentire? Di succedere. Succedere! <ride> ecco, <ride> abbiamo ricevuto sì. la parola. Um, ecco, eh, certo, eh, eh, però quando viviamo nel mondo oggi è un, un bel mondo possiamo dire, però ci sono tante idee in merito alle eh, cose che dobbiamo fare di eh, avere un corpo fisico, eh, ben, un, un bello corpo fisico, però pure e, come eh, ci sono tante diverse idee, come possiamo eh, usare saggezza in merito al nostro corpo fisico. E, e forse un po' eh, possiamo essere un po' diffusa, o un po ci viene un po eh, forse è un po' dif eh, difficile di, eh, di trovare la più bella strada, diciamo, eh, di ricevere, eh, o, o forse di, eh, di agire come, come il Signore ci, ci vuole, eh, ci vuole che noi eh, le cose che noi dobbiamo fare di. Come di di, di mos mostrare la nostra gratitudine in merito a questo corpo fisico che abbiamo ricevuto eppure com come diciamo un tempio. Sì. Eh, e forse è difficile a volte, penso io, ci sono tante idee nel mondo, eh, ci sono le persone qua che, che di dicono ah ma tu devi fare così, eh, tu devi mangiare, tu o un'altra persona dici forse eh, che, che oh, va bene. Uh, tu puoi sempre be eh, bere eh, tanto vino, o così, o non fa niente, tutto è bello, tutto a posto. Allora ci sono tante diverse idee, giusto? Sì. Uh, ci sono le persone che dicono che dobbiamo mangiare soltanto uh, le verdure. Mm. E altre persone dicono: Ah, sì, è bene, uh, però il pane non è così bene, mm -hmm. uh, forse mangiamo più della carne. Eh. Eh, e mi piace quello, però forse non è giusto eh. uh, quindi. E eh, forse c'è un po' di saggezza, un po' di sì. saggezza in, in ogni gruppo, possiamo dire, però non è, è pieno con saggezza. C <ride> giusto. <ride> 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 è vero, um, allora, eh, come sempre, in ogni cosa nella nostra vita abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore di trovare eh, la, la strada giusta. Diciamo, oh, la, eh, la volontà del Signore in merito a noi allora possiamo ricevere la più felicità sulla terra eh, e non è una, eh, una cosa brutta non è una cosa dura solamente è una, una benedizione eh, e poi come sempre eh, quando abbiamo ricevuto quando il Signore ci dà un comandamento o un guida, una guida eh, ci sono ehm, ci sono ehm, tante amore e eh, che non abbiamo lasciato da sola sulla terra, eh, il Signore ci dà i comandamenti tramite le, i profeti o tramite le, le scritture, eh, affinché sempre possiamo eh, sapere la volontà. Allora, ehm, allora possiamo trovare eh, la volontà del Signore nelle scritture in merito alla parola di saggezza. Eh, eh, Questo il Signore ci ha dato eh, di aiutarci e di trovare, come ho detto, eh, la, la, la più giusta strada eh, fra eh, tante idee in merito alla nostra salute. Eh, allora, eh, diciamo, eh, si chiama la parola di saggezza, perché? Um, quindi pensiamo che Dio è um, l'essere più, più saggio ah, nell'universo. No, eh, yes. Certo, quello che Egli dice è, è saggio. Uh -huh. um, e questo è un... È, è dato tanti anni fa. Uh, nel mi, anno 1833, uh, Joseph Smith, il profeta, ha ricevuto questa legge di salute. Mm -hmm. Quindi questo... Uh, ha, e ha detto le cose come uh, fumare non fa bene, eh, anche tutto il tabacco. Mm -hmm. Ma nessuno ha saputo che queste cose erano che uh, erano male fino a che quasi cento anni dopo, uh, quindi il Signore voleva che, che la sua gente um, aveva la salute, che loro potevano vivere uh, più lungo, che potevano avere la forza per fare tutte le cose che Lui voleva, il suo lavoro. Uh, senza questa legge Sarebbe molto difficile a fare tutto che vuole il Signore e anche a ascoltare lo Spirito. È, è giusto, è come sempre una un, un legge che, eh, che il Signore ci ha dato per, per, perché Egli vuole benedirci nella nostra vita sulla terra. E non è infatti come tante cose nelle Scritture, e come il Signore, quando il Signore ci parla eh, o ci ha parlato eh, tramite le Scritture, eh, non è solamente che, allora, questi sono i comandamenti, allora eh, noi dobbiamo ancora pens pensare, noi dobbiamo studiare un po' e meditare in merito a queste leggi, non è perché eh, c'è veramente, veramente una guida per noi, però ancora dobbiamo essere, eh, eh, avere lo spirito di, di, che ci porta la forza di, eh, di eh, scegliere eh, di, ehm, non mi ricordo questa parola, mi dispiace, ehm, di scegliere la, la volontà di Dio, possiamo, di, di, ehm, di infatti usare questa legge eh, nella nostra vita. Ehm, allora, possiamo leggere un po' forse in merito a questa legge, eh, o come dicia, eh, dico io, la, la parola di saggezza, è la stessa cosa, eh, o la legge de, della salute, possiamo dire così. Eh, possiamo trovare eh, questa scrittura e dottrine alle alleanze, eh, e le alianze verso ehm, sezione 89 eh, cioè, non è un grande capitolo no. <ride> però ancora pensiamo che non abbiamo tempo di leggere tutto però veramente eh, diciamo a voi e eh, eh, vogliamo invitarvi di eh, leggere questa eh, trovare la do dottrina e l'allianza forse nel computer eh, o eh, trovare i missionari sì. eh, di leggere questa legge è veramente una, una, eh, un bello ca capitolo infatti di leggere e eh, eh, forse per me quando leggo questo capitolo eh, penso sempre come ancora è un un segno dell'amore che il Signore ci ha per noi, perché eh, il Signore già è il Dio, però, <ride> però eh, Egli ci ha dato questa legge, eh, questa parola di saggezza, per aiutarci, per eh, mostrare l'amore, di aiutare, o, aiutarci, di, di avere eh, una più bella vita sulla terra, eh, più felicità. Uh, e pure di aiutarci, di obbedire e di eh, mostrare un for rispetto al nostro corpo, che veramente è un dono di Dio eh, Allora, ehm, allora eh, forse possiamo leggere un po', penso? penso, di, sì. Eh, penso di sì. Vuoi tu leggere? Da, possiamo trovare un po', è solamente di, affinché voi potete sentire un po' eh, in merito ai, 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 alla parola. Um, forse uh, cominciamo uh, alle tre, forse um, uh, penso forse a otto. Va bene. Va bene. Uh, quindi, Date, data come principio con una promessa adatta alla capacità del, dei deboli, dei più deboli di tutti i santi che sono o possono essere chiamati santi. Ecco, in verità così dice il Signore, in conseguenza dei mali e degli intenti che esistono e ne esisteranno nei cuori dei cospitori, cospiratori negli ultimi giorni, vi ho avvertito e preavvertito, uh, dandovi questa parola di saggezza mediante rivelazione: che se qualcuno di voi beve vino o bevande forti, ecco, ciò non è bene. Uh, né appropriato agli occhi del Padre vostro, salvo quando vi riunite assieme per offrire i vostri sacramenti dinanzi a Lui. Ed ecco, dovrebbe essere vino, sì, vino puro del, dell'uva, uh, delle vite fatte da voi stessi. E di nuovo, le bevande forti non sono per le ventre, ma per lavare il corpo. Il corpo. E ancora, il tabacco non è per il corpo né per il ventre, e non è buono per l'uomo, ma è un'erba per le contusioni, per tutti i bestiami ammalati, da usarsi con giudizio e abilità. E forse prendiamo nove pure, per favore. E ancora, le bevande calde non sono per il corpo, ossia per il ventre. Um. questa non è tutta la parola di saggezza no, giusto? questa diciamo è più le cose che non si fa <ride> um, c'è anche una, una parte che parla di le cose che dovremmo fare come uh, mangiare uh, delle verdure e usare carne ma non troppo uh, queste cose sono buone e dat uh, date da noi uh, a noi, da Dio però lui sa uh, le cose che sono uh, migliori per i nostri corpi. Allora, ecco come abbiamo detto, una guida per noi nella nostra vita e, e come sempre dobbiamo scegliere di, di seguire questa <ride> o no, però eh, come sempre quando eh, il Signore ci dà un comandamento. Eh, c'è sempre una benedizione che viene se vogliamo infatti ehm, obbedire a questo comandamento. Eh, è così pure con la parola di saggezza. Ehm, però prima, allora forse possiamo eh, eh, parlare un po' in merito alle benedizioni, possiamo leggere forse le benedizioni prima. E eh, lo stessa eh, sezione 89, però versetti 18 a 20. Vuoi continuare? Certo. Va bene. E tutti i santi che si ricordano di rispettare e di mettere in pratica queste parole, camminando in obbedienza ai comandamenti riceveranno salute nell'ombelico e midollo nelle ossa, e troveranno saggezza e grandi tesori di conoscenza, sì, di uh, dei tesori nascosti, e correranno e non si stancheranno. E cammineranno e non si affaticheranno. Ecco, allora se vogliamo dire quante, eh, quante benedizioni troviamo nelle queste versetti? A meno sé. Più o meno, più o meno. Non è tutto, però cominciamo con eh, queste sei. È veramente, forse diciamo un po' in merito, eh, parliamo un po' in merito a questa benedizione. E infatti le benedizioni in merito alla nostra salute. Sì. Direttamente in merito alla nostra salute. E non è, è, diciamo, tante cose infatti in merito. Non è solamente eh, le cose della testa o così, però è tutto il corpo. Certo. Eh, yeah. uh, quindi possiamo dire che um, troviamo la salute nell'ombelico. Quindi uh, uh, tutto il corpo avrà la forza. Um, anche il uh, midollo nell'osse. Um, I nostri corpi uh, non vogliamo rompere le osse. No, 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 no. Uh, anche uh, dice che um, quelle più fisiche sarebbe uh, corriamo e cammineranno senza, um, senza re, essere stancati. Eh, infatti. E ho trovato questo nella mia vita. Um, io ho giocato a uh, quando ero in scuola uh, superiore e avevo, non, non ero così bravo, <ride> però non avevo um, quasi nessun problema uh, per quattro anni. Con la mia salute. Uh, potevo giocare senza. Uh, ero un po' stanco, ma quella era parte del giocare. Ah, infatti, certo. Però um, il mio corpo aveva la capacità di, um, di fare tutto. Uh, potevo correre um, al massimo per uh, uh, tanto tempo e poi alla fine. Uh, Avevo la capacità anche di guarire uh, prima che uh, giocavamo di nuovo. Um, per me, uh, la parola di saggezza anche, uh, mi ha aiutato a uh, uh, evitare le cose che non sono buone. Abbiamo già parlato delle um, uh, le cose che non, non dovremmo fare, ah, eh, quindi, alcol e tobacco. O oh, altre cose, oh, altre di usare cose. la saggezza, ecco la sì. parola di saggezza. <ride> sì, potevo evitare uh, le cose come fumare. Uh, quasi tutti sanno che il cancro viene quando si fuma. E io non avevo uh, questo problema perché i miei uh, genitori mi, han, mi hanno insegnato di non usare questo, um, anche uh, avevo la capacità di di pensare chiaramente perché non uso l'alcol. Ecco, voglio dire un po' in merito a questo perché abbiamo la parola di saggezza e un po' delle de parola di saggezza è in merito al nostro corpo fisico, però un'altra parte è, un, è in merito al nostro eh, corpo. Eh, il nostro anima, possiamo dire. Ecco, ci sono forse due parti nel, nella parola di saggezza. E, e, come tu hai detto, tu hai parlato un po' in merito alle eh, cose che, eh, che tu eh, hai ricevuto eh, come benedizione perché tu... Eh, tu Stai provando di usare la parola di saggezza nella tua vita, eh, e fo però forse un po' delle benedizioni che abbiamo eh, che possiamo eh, ricevere eh, quando proviamo di, di usare la parola di saggezza in merito alla nostra anima. Ci sono pure le promesse che possiamo eh, ricevere. Eh, possiamo, eh, le, la promessa è che, che se vogliamo seguire queste parole, possiamo, eh, troveram, troveranno saggezza nella nostra vita. Sì. Saggezza non è una cosa uh, fisica così. No. <ride> e poi pure eh, dico che eh, le, i tesori eh, troveranno... I, eh, Possiamo trovare i, eh, i tesori eh, del Signore, eh, pure non tesori nel mondo, ma tesori eh, all'anima. Possiamo trovare eh, come una testimonianza la, la, di sapere che c'è veramente un Dio, eh, di sapere che veramente siamo figli di Dio. È così. Eh. Sì. Per, per me, uh, per me uh, questi tesori nascosti uh, <ride> significa che possiamo, se il nostro corpo. Uh, funziona chiaramente, diciamo. Mm. Um, possiamo ricevere lo Spirito. Um, quasi tutte le cose uh, riguardo a Dio dobbiamo sapere uh, e imparare dallo Spirito Santo. Oh, certo. Uh, io non è una cosa, però, che facciamo uh, oggi. Ho imparato per uh, come io posso sentire lo Spirito. È una. È una cosa che dobbiamo eh, imparare ogni giorno. Certo, e queste cose eh, dobbiamo, uh, per esempio, uh, studiare. Mm -hmm. um, studiamo la parola di saggezza, il piano di salvezza, studiamo uh, la fede in Gesù Cristo e con questo studio um, poi dobbiamo sapere se è giusto o no. Uh, se queste cose sono giuste... Um, Dio manderà il suo Spirito a noi per confermarci uh, queste cose. Se non abbiamo la capacità di uh, sentire o um, ascoltare le cose dello Spirito, um, sapere se queste cose sono giuste o no viene, uh, è molto difficile. È, è, è vero, è vero. E non è una cosa che solamente viene a noi. Eh, senza di fare niente, possiamo sempre, come tu hai detto, eh, dobbiamo eh, cercare eh, di ricevere lo spirito e i sentimenti che vengono dallo eh, spirito. Eh, abbiamo parlato un po' in merito alle benedizioni che, che vengono a noi quando, eh, cerchi, eh, quando vogliamo... Eh, eh, seguire eh, la parola di saggezza, però c'è ancora una benedizione, però pure una cosa che dobbiamo fare, perché quando abbiamo parlato in merito alle benedizioni, forse ci, eh, ci sono le persone, voi, eh, che pensano, che, pen che, che state pensando, mamma mia... Eh, Sto facendo queste cose che, che, che abbiamo parlato eh, oggi, però ancora la salute non c'è. Eh, viene un po' di eh, difficoltà con la salute nella mia vita. Allora, ci sono due risposte per questo. Perché ecco, certo, siamo qua, dobbiamo ricordare che il piano di eh, salvezza è un po' che siamo qua, lo scopo siamo qua di imparare. Il nostro corpo fisico eh, sempre può... Eh, eh, non c'è sempre la salute, eh, anche pure se, se, se eh, vogliamo cerca, eh, seguire questa, la parola di saggezza. Però ecco perché abbiamo parlato un po' in merito di benedizione eh, nell'anima che vengono a noi. Non è solamente la parola di saggezza per il corpo fisico, è solamente per... Dentro di noi l'anima. Però c'è ancora una cosa che dobbiamo fare: che vogliamo, che, eh, se vogliamo ricevere tutte le benedizioni che vengono, se infatti eh, eh, vogliamo obbedire ai comandamenti che, che il Signore eh, ci ha parlato, merito, se, se vogliamo ricevere le benedizioni che vengono da, dalla parola di saggezza. C'è ancora un comandamento che forse a volte penso io che, uh, uh, che dimentichiamo. Che c'è? Cos'è? Allora, possiamo Obbedivo. parlare? Yeah. Obbedivo, yeah. Allora, nella Dottrina e 89-18 eh, penso a volte che... Eh, questa che vogliamo, eh, abbiamo dimenticato, però eh, dobbiamo sempre obbedire ai comandamenti di Dio. Allora, pasta eh, per oggi. <ride> sì. vogliamo, eh, ci vediamo la prossima giovedì. Eh, ciao. ciao.